Ciao a tutti ragazzi, sono Dermi, bentornati in questo studio della serie Dietro il Beat. Oggi avremo Ulala di Sfera Ebbasta, prodotta da Charlie Charles. Questo pezzo è davvero molto molto interessante a livello di beat, soprattutto la melodia è veramente fantastica a parer mio. Ho cominciato a rifarla già da quando era uscito il documentario, quindi più o meno un anno fa, credo. E adesso finalmente, dopo un sacco di attesa, un sacco di hype creato da Sfera e da Charlie anche nelle sue storie, finalmente l'hanno rilasciata questa benedetta traccia. Quindi cominciamo subito, non ho lasciato nulla al caso, sono andato a reprodare, remakeare questa traccia nei minimi dettagli per quanto riguarda la melodia. Ho cercato, diciamo, di ricreare il tutto alla perfezione. Come sempre lo sapete che ci tengo tantissimo, quindi come sempre vi invito a lasciare un like e iscrivervi se non l'avete già fatto. Inoltre in descrizione, se volete supportarmi, trovate il link al mio Patreon dove carico praticamente tutti gli FLP dei remake. Infatti caricherò anche questo. Ogni mese carico un sample pack e poi in base al livello di abbonamento potete accedere anche a dei video aggiuntivi. Cominciamo subito quindi a vedere questo remake. Come prima cosa ho utilizzato solo ed esclusivamente Omnisphere. Abbiamo il preset Nashville Memories, anche se non so se sia effettivamente questo il preset originale, però sono sicuro che all'interno della melodia ci sia almeno questo suono qui, ovvero la Lapsteel, questa chitarra di Omnisphere. Quest'altro suono, ovvero l'E6 Duo Clavinet, non fa altro che creare un'atmosfera intorno a questa chitarra, quindi riempie molto questo preset. E poi abbiamo questi effetti qui che sono già applicati da Omnisphere. Io in più ci ho messo semplicemente un fab filter per pulire un po' di frequenze e un fruity delay settato a un quarto dotted, se non sbaglio, o un ottavo dotted dovrebbe essere. Ad esempio qui su Omnisphere c'è scritto un ottavo D, sarebbe un ottavo dotted, diciamo è un ritmo di delay. La melodia suona così. Per quanto riguarda la teoria, questa melodia è più semplice di quanto sembra, infatti è un classico arpeggio di due accordi in scala minor, in questo caso chiave F, quindi F minor. Gli accordi utilizzati all'interno della melodia sono il primo e il quarto, sono tutti e due accordi minori della scala F minor, e sono due accordi che danno un tono un pochettino etnico alla melodia. Io infatti li avevo utilizzati nel mio type beat alla Baby Gang che ho caricato più o meno una settimana fa. Andando a costruire gli accordi, quindi sarebbero F minor, quindi F, G sharp, C, e A sharp minor, quindi A sharp, C sharp, F. Se andiamo a guardare sopra adesso, possiamo notare che appunto la prima nota è G sharp, quindi la terza dell'accordo. Poi abbiamo la C, che è la quinta, la F, che è la root note dell'accordo, la G, che sarebbe la nota che rende questo accordo sospeso, e quindi c'è anche questa half step relationship che viene sfruttata tra G sharp e G, la A sharp, che è un'altra nota che rende l'accordo sospeso di quarta, e poi di nuovo la G sharp. Quindi non si fa altro che suonare in arpeggio l'accordo F minor, passando a un F sus 2 e a un F sus 4. Stessa cosa per la seconda parte, nella quale si passa al quarto accordo, viene praticamente arpeggiato l'accordo, e c'è anche questa G in più, che in realtà sarebbe una nota che rende questo accordo di sesta, quindi sarebbe A sharp 6. La melodia quindi è banalissima se l'andiamo a analizzare, ed è questa quindi. Queste note sono molto importanti perché quando sono all'interno della melodia danno un tono un pochettino più dark, ma poi in alcuni punti credo che Charlie Charles le vada a togliere queste half step relationship per dare alla melodia un tono leggermente meno cupo, creare variazione. Ora non sono sicuro di questa cosa, l'andremo a vedere adesso nel remake perché sono andato a modificare la melodia in alcuni punti, perché appunto mi sembrava che alcune note mancassero, poi magari può essere perché ovviamente essendoci la voce di Sfera sopra non si senta bene la melodia e quindi il mio orecchio è stato triccato, diciamo, dal fatto che non si sentono alcune note. Però a me sembra che effettivamente quelle note non ci siano, cioè sono stato lì ad ascoltare, a comparare e quindi adesso vi farò vedere dove sono andato a fare le modifiche. Per quanto riguarda questa prima melodia, l'ho renderizzata e l'ho portata sotto di un'ottava. Inizialmente pensavo fosse half time, ma poi andando sempre ad ascoltare bene non credo che sia half time. Quindi abbiamo semplicemente questa melodia, un'ottava sotto. L'ho renderizzata perché se l'andavo a picciare direttamente dal VST non suonava in questo modo. Per quanto riguarda la intro, inoltre abbiamo un synth bass, ho utilizzato il Green Taurus, anche se va benissimo qualsiasi bass, infatti anche il growler andava abbastanza bene, ho tagliato molte alte e ho attivato il glide, cioè il glide era attivo, l'ho portato a 15 secondi, in modo da creare questo effetto così. Con questo synth bass inoltre Charlie Charles va un pochettino a variare il mood della melodia perché va ad aggiungere altre root note di altri accordi della scala. Infatti non abbiamo più solo F e A sharp che sono appunto le root note del primo e del quarto accordo, ma abbiamo anche C, C sharp e G sharp. Quindi più o meno se volessimo costruire una progressione sopra questi accordi sarebbe 1, 5, 6, 4, quindi così. Contando anche la progressione che fa alla fine, che sarebbe questa qui, ovvero 6, 4, 5, 3, verrebbe praticamente così.
il tutto insieme, quindi verrebbe così. Questa G-sharp alla fine è anche un bellissimo tono di passaggio per tornare alla F, infatti lo riutilizza anche nelle 2/8. Per quanto riguarda il secondo suono, che entra solo in alcuni punti, ad esempio nel ritornello e nello switch con la chitarra, nella strofa, ho utilizzato l'absorbing piano taps, che è un suono molto molto plucky, infatti sono andato a tagliare un pochettino l'attacco, l'ho messo a 0,047 secondi. Sopra c'era già un filtro, io poi sono andato a chiudere ancora di più tramite un fab filter questo suono, che va a tagliare praticamente tutte le basse, tutte le alte e boosta un pochettino le mid. E poi ci ho messo un delay settato praticamente con lo stesso ritmo del primo. Non sono sicuro che questo sia il suono originale utilizzato all'interno della produzione, ma suona estremamente simile. Mantenendo questo piccolissimo attacco nel suono, riusciamo anche a ottenere questo movimento in più dato dal delay. Come layer di sottofondo ci ho lasciato il primo suono, solo che tramite delle automazioni sono andato a spegnere la chitarra su Omnisphere, quindi praticamente questa chitarra non c'è più, e sono andato a abbassare il volume del clavinet tramite appunto queste due automazioni qui. Senza sarebbe così. E con andiamo a togliere tutto. Questo quindi sarebbe il layer per la parte, diciamo, in cui varia un pochettino il beat. Nel ritornello poi si ripropone lo stesso mix di suoni, solo che con la chitarra. In questo modo. Per quanto riguarda la parte prima del ritornello, mi sembrava appunto che ci fosse questa piccola variazione all'interno della melodia. Praticamente vengono tolte, viene tolta la half step relationship qui, viene tolta la G sharp e la melodia diventa questa qui. E questa melodia l'ho poi renderizzata e l'ho portata un tavo sotto per la parte prima. In realtà in questa melodia qui, questa G alla fine credo che non ci sia. L'avevo messa perché c'è in questa parte qui, o almeno io la sento benissimo in questa parte qui del distacco, mentre in questa parte qui non la sento, quindi può essere sempre un semplice fatto che non si sente e che c'è lo stesso, però boh. Passiamo ora alle drums. Ho utilizzato come prima cosa il classico chop snare, questo qui. L'ho mixato insieme a un altro snare, che è questo qui, che ha un pochettino più frequenze basse, e poi anche quest'altro. Questo è uno snare che sono andato a tagliare per mantenere solo questa parte qui, che è una specie di triangolo semplicissimo. Sopra ovviamente c'è un pelino di riverbero. The 2/8 che segue semplicemente le root note. Un triangolo, hi-hat, open-hat, classico bongo, infine il kick, che è il classico rack kick che abbiamo praticamente tutti. Ho invertito la fase qui tramite il reverse polarity e l'ho pitchato sopra di due semitoni. In questo modo combaciava perfettamente con la waveform all'interno del pezzo originale. Portandolo sopra di due semitoni ovviamente otteniamo questo attacco molto molto più sharp, diciamo, rispetto al classico kick, che sarebbe questo. Perché appunto si va a muovere questa parte iniziale e si crea questo transiente molto forte. Il tutto insieme quindi alla fine viene così. Questo è tutto il pezzo, fighissimo come sempre. Noi ci becchiamo al prossimo video. Come sempre in descrizione trovate il link al mio Instagram, al mio Twitch e a tutti i miei altri social se volete seguirmi. Bella, al prossimo video.